Ehi la ciurma, io sono Mazzio Tess, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Ci siamo lasciati che entravo nell'accampamento e ho semplicemente rifornito di gente e venduto degli schiavi. 8 schiavi, 8 schiavi mi hanno fruttato 960 monete. Cioè, sapete quanti schiavi abbiamo? 476. Ci sono un fracco di soldi, ma non c'è nessuno mai abbastanza, che ha abbastanza soldi per pagarceli quei soldi. Per cui niente. E allora a sto punto io andrei. Oh, con quelli hanno pacificato. Io andrei a fare un giro da quelle parti. No, non hanno ancora pacificato. Però insomma, allora, quelli stanno prendendo Lumbermill, che va benissimo, così siamo tutti contenti. Settore conquistato, benissimo. Siamo molto felici di ciò. Loro hanno preso la tannery, per cui direi andate a prendere gli hunting ground e poi vi rispedisco, vi rimando a quel paese. Ma sto andando lassù io come personaggio? È vero che spariscono sparisce la UI. Allora, adesso che ho conquistato, però mandiamo vai a prendere questi. Ah, ok. Mi sa che non c'è niente questo di caratteristica. Loro hanno preso la. Hanno cacciato. Hanno cacciato. Per cui li cacciamo. Li cacciamo nel senso che li mandiamo qua a stare di guarnigione. Perché uno, ci sono gli hunting ground, due in una zona più intermedia, se devono spostarsi per andare a coprire qualcosa. Ah, qua sembra tutto tranquillo. Andiamo a raccogliere quell'affarino là e poi mandiamo la legione a prendere le altre ore. Sembra una buona regione comunque. Perché c'è un hunting ground, c'è un ci sono quattro così lippi qua. Ah, è stato ferito da uno scorpione. Se ne è stato colpito da uno scorpione, quindi andiamo all'accampamento. A farlo fixare. E ah no, tra l'altro, no, avevamo forse consumato dei gli affari, nell'agguato dell'altra volta, sì. Sia un'acqua che dei giavellotti, per cui mi sa che devo andare a sfruttare il free replenish che ci siamo dimenticati da un episodio all'altro. Già che siamo qua, allora, mettiamo il tizio in infermeria, il nostro senecio, allora. Outpost Management, chi è che sta male? Lui. Vai qua. Poi andiamo a ripigliarci tutto. E poi andiamo ad assegnare il tizio. No, qua non c'è niente di nuovo. Ho visto che se c'è qualcosa di nuovo c'è un punto esclamativo sopra, tipo questi qua, per cui. Allora, sì, esatto, siamo. Allora, 1, 2, 3. 4. No, però abbiamo un free replenish. Perché non me la free replenish? Ah, perché posso. Ah, posso ripigliarla senza spendere niente? Ma posso resettare il free replenish adesso, per caso? Speriamo. Quindi 5 adesso. Ma quindi se noi lo potenziamo. È vero, possiamo potenziare adesso che abbiamo preso. Sì. Questo ci replenisce a una vagonata. Quindi se adesso sono 5, diventati 5 con il tizio in gamba. Però questo ci dà il mercato.
Noi potremmo permettercelo, è un iron, una tannery e due farm. E questo costa un iron e due lumber. Per cui sì, io andrei in questa direzione, scusate, così andiamo anche alla forgia. Tanto il free replenish possiamo anche aspettare un po'. Allora, questa ce ne frega fino a un certo punto. Va bene, adesso abbiamo le mura super mega potentissime. Che mura della miseria. Poi solo il cancello così grande. Scusate, le altre mura sono rimaste uguali. Ah no, ho messo delle torri. Ok. E andrei sul commercium 2, perché questa è la base di tutto. Se non c'è il commercio qua non ci guadagniamo soldi, e senza soldi non ci riforniamo le legioni, e se non ci riforniamo le legioni siamo nella cacca fortissimo. Nuovo commercio. Dimmi che ho speso dei soldi in modo sensato. Delle risorse. 8.000 denari, finalmente! Finalmente! Pigliati un po' di schiavi. Ma bravissimo! Ma bravissimo! Pigliati un po' di razioni. Ma bravissimo! Dai che ti mando. Ha anche un cambio più conveniente, mi sa, eh? Bravo, 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 bravo! Ok, risorse investite correttamente. Adesso se c'ha 8K. Abbiamo svoltato, cioè svoltato no, però almeno possiamo avere un minimo due soldini per poter rifornire le nostre legioni, perché prima eravamo sempre un po' con l'acqua alla gola. E poi andrei sul foundry, ci serve un ferro. Oh, direi che il foundry e andrei sul foundry e poi migliorerei questi due appena possibile. Però il foundry ci serve. No, due ferro ci serve per il foundry. Mi sa che non riusciremo prima di questa fase qua, perché ci manca solo più una regione, se non sbaglio. Solo più una regione, e non avranno mai, non c'è mai stata una regione che io ricordi che aveva due della stessa risorsa. E qua ci manca la quarry che ci fa le strade. Andrei qua, mi sa che questa è l'ultima regione che possiamo conquistare. Ehi? Ok. Aspetta, mandiamo qua lei. Invece la Pro Room dove sono? Sono arrivati ad accamparsi là. Sì, quindi direi che qua. No! Qua ci va la Pro Room. Noi dobbiamo andare invece qui. Bravo. Qua mi costerà un sacco di soldi, vero? Cosa che era? Abbiamo scoperto Sichet. E direi che va bene, chi se ne frega. Allora, loro sono a posto. Manderei la Legio Victrix qua all'hunting ground. E le altre sono ancora in battuta di caccia? Sono tornati adesso, per cui manderei loro in battuta di caccia. Se magari riusciamo a ritornare sopra i 1.000 di cibo, che non sarebbe una cattiva idea. Dove stiamo andando noi? Che cavolo di giro stavano facendo? Va bene. Legio of Rorum, visto che avete finito là la caccia, andate a cacciare qua. Mentre invece la Legio Victrix e quelli vanno sempre in giro. Ah, mi sa che hanno introdotto dei bug in sta roba nuova. Ah, è una milestone, questa ci dà esperienza. Sono belle le esperienze. Questo è un pozzo. È solo quella, mi sa che ci dà delle esperienze. Questa cos'è? Ah, ok, ma non è la missione. No, la missione è qua, quella di Tutankhamon. È appena al di fuori della regione che dobbiamo conquistare. E loro sono tornati, per cui direi che possiamo andare a prendere Sheet.
Sembra un po' una parolaccia, ma... Enemy on the move. Ah no, non era quello di mandare il legionario. Ops, mi sa che ho fatto delle robe un po' meno divertenti. Mandiamo lui. E dove che sta arrivando l'attacco? Qua sta arrivando. Oh, direi cancel. Tornate là. Tornate a casa voi. Ah, i missing legionari della Crorum. Ah, ma no, dove siamo? Ah no, ci hanno dato l'esperienza, abbiamo preso la Maestro, quindi si è fermato. Andiamo a prendere sto Cosillipo. La Frorum è tornata? No, solo fatto l'Hunting Ground. 169 razioni, che non sono tante, ma... Ah, la tenda del legato, ok. Direi che possiamo anche tornare qua. Cosa che ci dice? Ah, ok, siamo entrati nell'autobus, vabbè, grazie. Entra in Lower Egypt e ci ha ridato l'acqua. Tra l'altro quella roba là è fico. All'inizio non avevo mica capito che solo passando ci potevi riempire l'acqua, anche senso perché tanto, cioè, se no dovevi farti solo un caricamento apposta, perché cosa? È un game design sensato da quel punto di vista almeno. Eccoci qua. Allora, intanto, il nostro caro tizio in infermeria è a posto. Il nostro tizio che stava replenishando ha replenishato. Cosa che abbiamo qua? Degli oggetti, va bene, poi ci pensiamo. Qua abbiamo un libro da leggere. E qualcuno sei di livello? No, un corno. Quello è assente perché è venuto qua ad avvisare che stava per attaccare. Cioè... Un po' poco sensato, ma... E possiamo andarcene, no? Tanto il mercato non ha... No, invece il mercato ha roba. Guarda che ha roba. Ah, ma solo 2000 denari, però. Forse solo una volta c'aveva 8K, adesso tante razioni. E adesso vendo degli schiavi, allora. Poche medicine. Ti vendo 20 schiavi, dai, per 2000. Ci sta. Dai, ti vendo anche una razione. Gli schiavi stanno scendendo abbastanza, ma... Non ci servono più di troppo. Adesso il vero... No, aspetta, facciamo... Già che ci siamo, facciamo un replenish dei tizi che hanno combattuto, perché la Frorum ha perso della gente. Mi sa anche qui la Victrix... Ok, no, mancavano solo 50 persone. Ah, guarda, la Frorum è persa, sì, effettivamente. Adesso non dovrebbero combattere gli Afrorum, per fortuna. Dovrebbero combattere due volte di seguito questi qua, la Victrix. Dobbiamo toglierci di mezzo questa battaglia e quella dopo. Cioè, una volta fatta questa, possiamo andarli subito ad attaccare l'ultima regione che ci manca. Perché mi sa che ci manca solo più questa, perché le altre sono poi Egitto vero e proprio, mi sa. Eh sì, perché qua c'è il Nilo. Questo è il Nilo. Questo è il Nilo, regà! Ma vuol dire che Alessandria, scusa, non è tanto più in là, eh. Adesso che sappiamo queste, se noi facciamo... Ma queste siamo 11 su 12. Se facciamo andiamo, vai ad Alessandria. Dove... Ah, no, ancora... Era così in su, Alessandro, me la ricordo... Vabbè, non è che la mia geografia dell'Egitto sia così potente. Ma allora a questo punto Menfi... No, Menfi è in Egitto, sì. È nella parte finale di quando faremo guerra, probabilmente, contro me. Nulla?
Non so, vado a spasso. Ah, Rebellius è tornato, va bene. Va bene. Ah, era un pozzo quello, non era uno serbatoio. Ah, quell'antingrano è fatto, quell'antingrano è fatto, questo qua sotto non c'è neanche più. No, c'è. Legio Fro, mandate qua, tanto per un attimo loro non ci attaccheranno, perché ci attaccano uno per volta. Per cui non è che qua c'è altra roba qui sotto, eh? No. La finisce con il Nilo, sì. Dove che siamo noi? E che facciamo? Che vogliamo fare? Boh, andiamo sull'osservatorio. Allora, ci abbassano tutto fortissimo. Noi cosa facciamo? Ma è abbastanza uguale, tanto basta che non perdiamo troppa roba e siamo a posto. Infatti, Legion Morale meno 5. Fammi aumentare il coso qua. Adesso ci abbassano di 2 il carro, quindi tiriamo su un po' il carro. No Inet Gambit, no Inenis Gambit, perché non voglio perdere i neni. Andiamo con questa. Ma no, sto overview del manga. Oh, Legion Morale, cioè Legion Manpower non mi piace. Andiamo così. Ok, e farei il coso che ci recupera gente. Vabbè, no, no, sta aumentando l'esperienza, era 3,62. Adesso ho aumentato solo di 9, non so neanche se 10, 10, probabilmente era sceso di 1 perché passa il tempo. Sedici razioni, 18 schiavi e 95 denari. I 18 schiavi sono la cosa che alla fin fine vale di più di tutto. E adesso possiamo mandare la Victrix ad attaccare. Così almeno risolviamo la questione. Noi dove siamo? Qua stiamo andando a vedere gli osservatori astronomici. Abbiamo trovato un tesoro. Dubito. La Frorum sta tornando a casa. E noi andiamo. Non c'è nessuno qua accampato, no? Perché gli altri stanno andando via di là. Al pozzo giusto per avvicinarci, perché tanto nel mentre andrà bene. Dai, andiamo con questo. Ma se porto il coso al 9 ce lo facciamo. Questo però mi abbassa il cavallo. Non è troppo un problema in questo momento. Ma sono due persone. Ci ha abbassato quello. No, i neni no. I neni no. Questo si scende di 50 manpower. Ma va bene, dai. Voglio. No, andiamo con questo, voglio provare. Vabbè, ce l'ha fatto scendere di 2, per cui niente. Give chase, dai, facciamo un give chase.
Ok, sono state completamente distrutte. Ottimo. Però cosa ci guadagniamo? Un cavolo di niente. Va bene. No, quelli stanno tornando a casa. Bene, settore conquistato. Ottimo. Complete tutte le quest principali per... Sì, va bene, che c'è la cosa di... Va bene. Intanto noi adesso... Andiamo qua. Ancora sti roditori che ci rubano queste cavolo di razioni. Noi stiamo andando delle regioni ovunque per prendere due razioni e poi abbiamo i topini che ci fanno sparire tutto fortissimo. Ma andiamo là, proviamo qua, guarda, gli facciamo fare il giro dell'oca, ma tanto per qualche istante dovremmo essere tranquilli. Dove siamo noi? Perché non stiamo andando avanti? Ah, c'è una milestone, tra l'altro, no? Io credo c'è più che altro in sta regione. Un iron mine, bene, che era proprio quello che ci serviva, no? Questo sarà un pozzo, forse? Boh. Ma intanto potevo anche mandare la Victrix là a far robe, no? Era un milestone, bene. Questa è un'altra milestone. Datela a prendere anche la query. No, sono curioso più che altro di vedere che cosa c'è qua sopra. Cos'è sta? Là? 25 di cosa per 18 schiavi, ma anche no. Andiamo qua, la Afrorum dove sta tra l'altro? E sta facendo niente la Afrorum, tanto per cambiare. Andate qua, dai. Non noi, loro. Che casino. In tutto questo sono passati 23 minuti tra l'altro. Allora, aspetta, prima di entrare al Seacat, mandiamo la legione qua a prendere l'Iron Mine, che è l'ultima, che poi alla fin fine... Abbiamo concluso la questione qua. E detto queste cose amministrative, come al solito, posso sbrogliarmele io, no? E ci vediamo poi nel prossimo episodio. Come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti, io vi auguro una buona giornata.